piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filologico importante e che sia piena di veri ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto. Ad impreziosire questa caldissima estate luanese, il grande Renato Pozzetto, ospite del Florida di Iuri Pastore, per ripercorrere raccontandosi la storia dell'uomo diventato comico a fianco di Cocchi Ponzoni e attore del piccolo e grande schermo tra i più amati per quell'ironia talvolta surreale che lo ha reso celebre. Immancabili gli aneddoti, le battute, le orecchiabili canzoni, colonna sonora della seguitissima serata di tributo alla carriera e al suo essere sempre Pozzetto. Madrina dell'evento, introdotto direttamente da Colorado Caffè con lo show di Enzo Polidoro, Didi Mazzilli e Claudia Borroni, Elena Ballerini, impegnata in mezzogiorno in famiglia. E già che una star tira l'altra, a conclusione dello spettacolo un altro mito, Mario Tessuto con la sua Lisa dagli occhi blu e altri brani del suo vasto repertorio. Appuntamento attesissimo e molto apprezzato da residenti e turisti che corona l'impegno di Iuri Pastore per contribuire con la presenza di volti noti nei suoi locali all'incremento di un'immagine sempre più positiva della città di Loano, sia per quanti la vivono abitualmente sia per chi decide di trascorrervi le vacanze e tornare. Lo so, i miei amici sono così, sono un po' particolari, però io ormai mi sono innamorata di loro, che devo fare? Cari amici, è qui con noi Mr. Mago Fiorenzo! Grazie per la finestra, l'applauso! C'è la cavalicetta del mago, attenzione! Oh oh! Oh oh! Vieni qua, sta sveglio qua! Oh, vieni qua! Oh, piano, piano! Lancia, lancia, Daniele, vai! Sei bastardo, eh! È stato un povero ricco, un ragazzo di campagna, e bisogna dire che anche parecchio proteggente. Bravo Renato! E qui per voi la piccola Lisa, la più bella, prego, ecco. E perché ci devono raggiungere anche due giornalisti, perché ti faremo qualche domanda, stai tranquilla, non sarai non riverenti. E sono qui con noi Mara Cacace e Luca Berto. Eccoli. Buonasera. Pronti a intervistarti. Ciao Mara, come stai? Ciao, buonasera. Esatto, ci guardiamo in faccia. Eccoci. Allora, intanto buonasera a tutti, siamo tutti qui appunto per questa fantastica serata organizzata da Iuri al Florida e non possiamo non ricordare anche che l'anno scorso è stato ospite su questo stesso palco anche Paolo Villaggio, col quale... grande amico, l'unico amico che ho nello spettacolo. Ecco, questa infatti era una delle domande, in effetti, certo. Il rapporto che c'è con lui, avete lavorato insieme, avete fatto dei film insieme. Abbiamo iniziato con la televisione in bianco e nero, quelli della domenica. Chissà se c'è qualcuno che se lo ricorda, il tempo vola, insomma, tanti anni fa. E poi ci siamo incontrati a Roma, nel cinema, abbiamo anche fatto un film insieme, Le Comiche, che è piaciuto molto ai bambini, a me un po' meno. Come un po' meno? Come mai? È un film che ha avuto molto successo, perlomeno non è che sia piaciuto. È comunque ricordato da tutti, in effetti sì. Immagino che qui può capitare. Non ne parlo con affetto perché...
poi il cinema è un'altra cosa, lavoro un altro mestiere, vabbè. Ci ha raggiunto anche la dottoressa Silvia Gullino per farti altre domande. Intanto passo, prima ti faccio una domanda io. Tu hai lavorato con le donne più belle del cinema italiano. Chi è che ricordi con maggior affetto? Che non vuol dire? No, allora, qual è la tua collega preferita? No. Beh, tanto sai, quando si fa un film si lavora per portare a casa un prodotto, quindi diciamo tutte le attenzioni sono rivolte a quello. Io non ho avuto la fortuna di avere altre cose. Posso ricordare invece una cosa piacevole che mi è accaduta in un film che ho girato con la Fenech, il Vigil. Sì. E allora si usava, insomma, gli ingredienti per il film erano l'umorismo, l'allegria e anche un po' di sesso, insomma, quindi l'attrice si cercavano brave, ma hanno attaccato qualche cosa. C'è un po' più carne, un po' più sostanza. E lì l'idea era di girare una scena in un bagno, tutti e due in una vasca da bagno, nudi, con la promessa e logicamente che avrebbero montato le scene possibili e soprattutto quella che doveva far vedere era lei, perché io poi tutta roba piccola, guarda, il tuo percorso artistico appunto è noto a molti perché tu sei molto conosciuto e molto famoso, ma raccontato da te è più bello. Non vi capita mai di ascoltare una canzone e dire cavolo, ma io l'ho già sentita? No, non vi capita? È perché la trasmettiamo noi, loro sono degli amplificatori, loro ricevono quello che la coscienza collettiva gli trasmette. Che hai grande! Quindi, Lisa dagli ma occhi che belle blu, parole! La sua voce arriva dai nostri cuori e lui ha avuto l'incombenza di cantarla, ma non solo quella, tutto ciò che ha fatto, almeno per me, caro Mario, da bambino non avrei mai pensato un giorno di diventare tuo amico e sono onorato. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Basta avere l'ombrella, ce l'hai l'ombrella giù. Ce l'abbiamo. Raccontaci, faccio un attimo. No, appena finito, scusami. No, tutto bene, tutto a posto, la gente è stata simpaticissima, il posto è bello, mi hanno dato dei bei premi, grazie di tutto. Il primo rimpianto sei stata tu. Folla mi ricorda un po' gli anni 70, cos'hai da dire? Va bene, sono due ore che sono qua, arrivi adesso, cazzo, no? Vai. Yuri, a caldo, con Renato Pozzetto. È stata una bella serata, grazie di tutto. Grazie. Ciao.